Batman Arkham Knight ha un solo e semplicissimo obiettivo: chiudere la trilogia più uno dedicata al Cavaliere Oscuro con il botto. Abbiamo avuto la fortuna di provare una demo meravigliosa nell'area business di Warner Bros. Si è trattato fondamentalmente di una missione ambientata all'interno di uno stabilimento chimico nel quale il Cavaliere Oscuro doveva trarre in salvo degli ostaggi rapiti e tenuti prigionieri dallo spaventapasseri. La demo di gameplay è tornata utilissima per renderci conto di tre cose. La prima riguarda il combat system, che è fondamentalmente simile ma con qualche piccola novità abbastanza intrigante. La novità principale riguarda sicuramente la rinnovata interattività con l'environment. Adesso Batman ha la capacità di prendere i suoi avversari e sbatterli fortemente contro un mobile piuttosto che un parapetto. La trovata è interessante e riesce a rendere ancora più dinamico e coinvolgente ogni scazzottata. Un'altra novità riguarda anche la possibilità da parte del Cavaliere Oscuro di appropriarsi delle armi degli avversari e di distruggergliele in testa. Una cosa abbastanza gustosa e divertente da fare. La demo ci ha anche dato la possibilità, e questa è la seconda novità interessante di questo capitolo, di testare e assaggiare l'utilità e il modo in cui si inserisce nell'economia dell'avventura la Batmobile, chiaramente la vera new entry di questo episodio. La Batmobile ha la possibilità di trasformarsi da auto da corsa a vero e proprio tank con cui distruggere veicoli nemici, ma soprattutto aiutarci nella risoluzione di alcuni enigmi. Ad esempio abbiamo utilizzato un gancio metallico per abbattere un muro e permettere così a Batman di introdursi all'interno di un edificio. Oppure di utilizzare sempre questo cavo per tirare su un ascensore a secco di energia e appunto permettere a Batman di raggiungere un ostaggio in pericolo. L'altra grande novità riguarda naturalmente l'approdo del Cavaliere Oscuro nella next gen su PS4 e Xbox One. Il rinnovato motore grafico nel corso della demo ci ha dato prova di tutta la sua potenza, nonostante non mancasse qualche piccola incertezza. Parliamo ad esempio di qualche volto dei personaggi secondari non proprio dettagliatissimo, di qualche ombra non realizzata al meglio. Però in generale l'ambientazione, i modelli poligonali dei personaggi principali e soprattutto l'art design è semplicemente spettacolare e, posso dirlo, a me ricordava in qualche modo i film di Joel Schumacher. Grande attesa insomma attorno a questo Batman Arkham Knight, che speriamo possa essere la grandissima e degna conclusione di una trilogia più uno che ci ha fatto davvero godere quanto a fan di Batman e non solo.